Radio Radicale, siamo con il Presidente dei Deputati di Forza Italia Paolo Barelli per parlare della polemica sul Capo dello Stato, sulle parole del 2 giugno. Allora, come ha trovato le parole di Borghi, del senatore Borghi e insomma, ed il fatto che il Quirinale ha taciuto, è stato saggio? Ma che cosa doveva dire? Ovviamente quando si ascoltano esagerazioni di cui Borghi ci ha già abituato, è meglio tacere. Ovviamente non siamo assolutamente d'accordo. La festa della Repubblica italiana si inserisce nel contesto di una Europa che anche i nostri padri fondatori avevano ritenuto indispensabile per la crescita socio-economica anche del nostro paese, quindi credo che sia più una boutade di carattere politico per il momento elettorale in cui stiamo adesso vivendo questi ultimi giorni di campagna elettorale. Crede che Salvini si sia trovato in imbarazzo in questa vicenda oppure ha fatto, diciamo, insomma, non ha voluto scontentare nessuno? No, io credo che la Lega stia mirando ad avere risultati elettorali dalla destra, e specialmente quella anti-Europa e quella che non ritiene utile e necessario stare all'interno del governo dell'Europa appunto per migliorarla, che invece è il DNA e l'indirizzo di Forza Italia attraverso il Partito Popolare Europeo. Quindi sono boutade per parlare a una certa pancia dell'elettorato immaginando che ne possano ottenere un consenso e un valore aggiunto in termini elettorali. Per voi era inaccettabile un attacco di questo genere? Ma per noi, che siamo italiani, più di quelli che dicono di esserlo, quindi noi non arriviamo secondi a questa sfida di italianità, però siamo anche quegli italiani che riteniamo che l'Europa sia un mezzo per migliorare la vita dei cittadini. Questo però, stando al governo dell'Europa e spingendo l'Europa alla crescita, non al rigore fino a se stesso, che promuova una tutela dell'ambiente che sia confacente con la crescita, quindi priva di policizzazione ambientale di basso livello, ma per far tutto questo occorre essere dentro al governo dell'Europa. E quindi da questo punto di vista siamo di fronte alle elezioni europee, è chiaro che quando si parla d'Italia si debba parlare dell'Italia con un ruolo all'interno dell'Europa. Ultima domanda, crede che questa polemica metta in difficoltà Giorgetti, che oggi c'è un retroscena di Repubblica, insomma, che ha i saluti al Ministero dell'Economia perché vorrebbe un posto come commissario europeo? Allora, con queste polemiche non si arriva in Europa? Ma non lo so, adesso dentro casa degli altri ci penseranno gli altri, io non voglio fare commenti. Poi Giorgetti è un nuotatore, nuota, mi risulta che va in piscina 2 o 3 volte a Però settimana. non è più veloce di lei, che è stato un campione di nuoto. Beh, no, quello non può essere veloce come me, però in tutti i casi lui andando avanti e indietro per le vasche e allenandosi dimentica nell'acqua il cloro, polemiche e esasperazioni probabilmente anche all'interno del suo partito. Grazie a Paolo Barelli e in bocca al lupo per il voto, grazie.